raccontarci un po' di te, eh? E chi sei, che cosa fai, di dove sei? Allora, io sono Stefano Politachi, sono calabrese, vivo a Bologna da 7 anni e sono Ti piace insegnante. Bologna? Sì, Sì? mi È piace. buona per latte? Qui o... Sì, ho avuto delle buone esperienze. Oh, grande. Perfetto. Che cosa fai? Sono un insegnante, insegno arte e immagine, disegno e storia dell'arte. Ok. Che cosa vuoi trasmettere con il tuo arte? Cosa voglio trasmettere? La mia idea dell'arte potrei accostarla. Mi viene in mente Vladimir Majakovskij, diceva che l'arte non deve essere uno specchio per riflettere la vita, l'esistenza, ma un martello per forgiarla, no? Quindi alla fine penso che l'arte possa essere utile per dare una forma a quelle che sono le nostre idee, i nostri desideri. E come nasce un'idea? Nasce, per quanto mi riguarda, dal subconscio, da regioni remote della mente, sono delle idee nascoste, è un po' come sognare. Ah, ok. Ah, sì. E quindi pescare un po' da quel tipo di immaginario che ti propone naturalmente il tuo subconscio. Sì, qual è il tuo sogno artistico? Non ho un sogno particolare, a me interessa semplicemente più o meno curarmi tramite l'arte, cioè è una forma è una sorta di soluzione. Soluzione che è in rapporto tra il mondo reale e appunto il mio mondo immaginario, Sì, semplicemente sì, sì. Che cos'è per te l'ispirazione? me. Ispirazione è il caso. Il caso è un istante, un momento, è un po' come una sorta di trascrizione medianica. C'è qualcosa, non so chi, non so come, non so quando, che mi spinge verso qualcosa, io sto lì, sono soltanto un mezzo. Poi traccio i miei segni, le mie linee, i miei colori, fine, nient'altro. Hai i progetti per il futuro? Progetti per il futuro, voglio solo stare bene, nient'altro. Va bene. E dove esponi i tuoi lavori? Quello dipende, una delle ultime esperienze che ho fatto, la più recente, Marbella, Fiarte, anzi a Granada, non Marbella, Granada. Granada, sì. Oh, mi piace molto Granada, è bellissima. Sì. Sì, ho fatto una mostra che si è conclusa il 30 di aprile, Ah, è bello. un'esposizione Sì. internazionale. Ho presentato una delle tele che è stata selezionata e questa è stata l'ultima esperienza. Ok, perfetto. E quali sono i tuoi riferimenti? Come un website, social network, Sì, ho qualche sito, in genere quello principale è Premio Celeste. Però non ho un sito ancora mio. Generalmente mi ricollego a dei social network, così in generale. Sì. Concludo l'intervista, eh? Il tuo spazio per dire quello che vuoi. Quello che voglio. Hai un messaggio per il mondo. Non ho nessun messaggio.
messaggio in particolare. Penso che l'unico messaggio sia studiare, sì, studiare la storia dell'arte, guardarsi indietro, cercare di comprendere quanto questa possa essere uno strumento utile per esprimere o manifestare il proprio piacere nei confronti di un desiderio, che può essere, voglio dire, esibire se stessi, così come proclamare l'amore nei confronti di qualcosa, non tanto. Grazie, molto grazie.